Bene, come saprete, e siete qui per questo, io lo so, perché credete in me e credete nel nostro movimento, per tutta l'estate ci siamo occupati dei vostri problemi. E anche stasera vogliamo affrontare un grande problema, un annoso problema, quello della giustizia. Perché noi del Rapo la renderemo giusta e rapida. E questa sera vogliamo mostrarvi che ogni persona ha diritto alla giustizia, perché la giustizia è un diritto granitico di ogni cittadino e per questo la faremo trionfare qui davanti a tutti con la certezza del diritto. Ecco, consentitemi un attimo di indossare questa simbolica, direi, toga, perché andiamo proprio a mostrarvi, a scopo didattico, una sorta di forum televisivo. Ecco, vedete? Già appaio in altro modo, e voglio subito ricordarvi che le ingiustizie, i soprusi, sono antichi come l'infanzia del mondo, lo sapete, esistono liti a livello sociale, nel lavoro, in politica, in affari, ma pensate al paradosso, le più ricorrenti, le più violente, sono quelle che riguardano proprio i rapporti di buon vicinato. Noi vogliamo darvi conto proprio di questo. Signore e signori, abbiamo qui due contendenti, due signori e un grave problema, una grave causa in corso. Voglio subito far entrare la prima di queste persone, signore e signori, un bel applauso per la signora Ornella Coleschi di Castiglion Fibocchi, grazie. Prego. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti, scusate, ma se so... Così, diciamo così, un po' emozionata, ecco, non so tanto. Ma l'altro giorno, che... quando è venuta a fare il provino, sì, era bionda. Ma ora va di moda il cachet, mi sono fatta un cachet. Ah, ho capito. E poi c'è anche il mal dei denti, sì, che mi è passato anche quello. Perfetto. Allora, io, scusate, sono un po', diciamo così, un po' agitatina, ecco. No, no, ma deve stare tranquilla, è importante. A me piace anche, buonasera, anche lei è simpatico, eh. Sì. Bene, sono contenta. Grazie. Anche perché, diciamo così, sono parecchio spigliata. A me piace chiacchierare, sì, veramente, sì, guarda, sì. Se vuole, come se chiacchiera anche... Se, abbiamo se vuole, poco no, tempo, però, se posso ascoltare... No, perché sai, io lavoravo alla Levole, del lavoro, attaccavo bottoni, capito? E allora mi è rimasta un po' sta cosa, diciamo, mi impappino quasi mai, ecco. Scusate, oddio che figura. Allora, signora, sì, lei è venuta qui per parlarci del suo problema, per parlarci di questa grave ingiustizia che sembra aver sofferto. Sì. Vuole un attimo spiegare la cosa? Allora, niente, dunque, la cosa purtroppo è seria. Qualche anno fa il mio marito compra una casa a Cadecio, no? Sì. E siccome lui c'era un pezzettino di terra, e allora io avevo deciso di regalargli, come si dice, una pianta di fico, perché a lui gli piace tanti fichi. Anche se i fichi in fiamme, no, poi gli viene buglioni nel culo, dico la questo, no, ora, era... per il dibattimento, sinceramente... No, no, lo dico perché, a dire la verità, a me non è che mi dispiace molto, perché a noi donne, sinceramente, ci piace strizzare i bricioli, è vero o no? È vero o no? Vabbè, allora, senta, permette che sintetizzi un attimo il problema, così il nostro pubblico capisce meglio. Sì. Bene, quindi la signora aveva questo pezzo di terra, questo fico, poi è arrivato il vicino, ha fatto una verifica al catasto. No, signora, guardi, però mi prometta di non fare come l'altro giorno. Si comporti, lo so, ma è una persona civile e lei non deve avere questo atteggiamento. Civile mi sembra razzista. Una cosa troppo grossa, no, signora, io non so razzista. Signora, per favore, vabbè, signora. Allora, è Luca Interrone, io non so razzista. Signora, per favore. Allora, stavo dicendo, scusate, che ha fatto una verifica e cosa è scappato fuori? Che il pezzo di terra era proprio del suo vicino. Naturalmente la signora, direi giustamente, ha chiesto il rimborso dei cosiddetti frutti pendenti. Anche di quelli caduti in terra, che c'entra? È un modo di dire, signora. Se erano mia. Bene, a questo punto credo sia il momento di far entrare l'altro contendente. Signora, si metta. No, io non le voglio manco vedere, signora, mi vede, me nascondo, si figuri, ma mi importa parecchio. Un applauso uguale a quello della signora. No, non si metta là, stia qui, impostazione televisiva. No, a me mi pare anche pericoloso sto. Il signor Ceronte Rino, grazie. Buonasera, signora Alighiero, buonasera. Come Alighiero? Alighiero, l'ha scambiato per Santi Licheri, ma parla mica italiano. No, sì, no, lo parla italiano. Ecco, no. Senta, signor Ceronte, innanzitutto strana. Complimenti per essere qui. Ecco, vuole esporci il suo caso un attimo? Io
97 venne a vedere a Cadescio queste villette a schiena e mi piacettero subito, belle, arioso, con tutto il cancello in ferro percosso, sì. Ma se pensavo che c'era questa più accanto a rompere i coglioni, ci cacavo dentro e tornavo a casa. Sittino, guarda che io quando te sei arrivato, signora, ho sentito il puzzo un chilometro prima, signora, capito? Ma guardi, sicché a me te, signora, ma levo dai coglioni, capito? Signora, la smetta, se non la smette io la espello. Ma che spelli, insomma, mica un coniglio, non capito, mi spella, ma per favore continui, abbia pazienza. Insomma, io andai alla catasta per bene da geometro a far vedere questo progetto, se guardò, se terrò la linea precisamente, se vise effettivamente che la fecaia risultava nel mio. Bravo. Me lo immaginavo. Me lo immaginavo. Sanno anche quella. Parame da corsa, sì. Ma non è vero, non è vero. Nel mio. Certamente che è per sì. Poi io sinceramente queste feche non le potevo anche dare, perché io ho l'infiammazione, c'ho anche l'emorroide, mi è venuto anche un polipo all'intestino, ma tentacoli ogni cosa, ma che pensavo che per cavallo mi ci volesse senza un mozzatore. Ma figurati se si prende tu fichi con queste mani schifose, che bisurte che mi fa schifo. Signora, per favore, poi io non ho capito che vuole questa qui, che vuole ecco, questa qui da me, perché io sinceramente ho dato alla signora, c'è tu 4 metri quadrati, intorno a questa pecaia. Così se le coglie quante ne pare, questo non me l'aveva detto, signora, i bricioli che ne pare al suo marito. Allora guardate, ecco, non mi ha dato 4 metri, si mi fai parlare, se no te do l'accone. Lo dico subito. No, perché si è sbrigato i vasi? Stia qui in postazione, allora, signora. Allora, non mi ha dato 4 metri per andare a cogliere questi fichi. Sai che devo fare? Devo saltare in cancello. C'è il reticolato col filo spinato. Saltare anche questo. C'ho 3 fossi da saltare. Un campo d'estrazione, il più nevatico da Caspillo. C'è un campo d'erba medica. Dopodiché trovo un fossone alto con acqua alta 2 metri. Devo attraversare anche quello. Piglio l'ata a me. Arrivo ad 1 chilometro di distanza della per arrivare lì dentro, che mi tocca cogliere i verdi, che se no arriva a casa sono belle mezzi, te venisse in colpo e dici che mi ha dato 4 metri, te pigliasse un accidente mezzo in un occhio e mezzo in un dente. Allora, no, che gliene faccia parlare, signora. Io sinceramente questa striscia di terra non mai ce ne facevo una secca. Una secca te la potesse dire, che ce l'hai fatta più. Signora, ora basta. Una secca non me ce la facevo, perché io questa strescina non ce la facevo e te la potevo anche cedere alla signora, così non mi rompava più. Ma perché non gliene ho data? Perché? Non gliene ho data, perché lei è agitata. Perché non trompa? Non trompo, Cittino! No. Guarda che hai ancora un'energia addosso, che io col mio marito, perché lui a me, io e te a me, perché lui. Ma mica mi vorrà mettere a me, che a me mi chiamavano lo spiedino di Tropea, che ne filavo 2 e nel mezzo ci mettevo una foglina da loro. Ma senti, certo atto penale da ragazzo come Termosifone, porca miseria. Allora io facevo karate, andavo un paese, ho fatto arti laziali. E allora? Ero cintura nera, terzo down, mica terzo down, Cittino, ma lo sai che io da giovane c'avevo uno stacco de coscia, che quando facevo l'autostop mi si fermava l'aeroplano, sa Cittino. Ma che te credi? Il cambio della spazzatura te sembra. Allora, ma lo vedi, dopo dice che vuole che gli metta le mani addosso. Scusate, signora, e anche lei. Sei un talebano, te lo dico io. Ha ragione o no? Allora, senta, se lei vuole rispondere alla signora, dica qualcosa di importante per il dibattimento. Dobbiamo arrivare a una sentenza. Allora, per io lo dico davanti a tutti, lo dico chiaramente, perché è una cosa importante. La chiacchiere sembra in branco da faraone. Signorino. Dica questa cosa, per ragione danni il lacco. Dica questa cosa, dobbiamo passare alla linea. Allora, siccome una cosa che devo dirla, l'Anvi dice dei vicini che quest'uomo, per dire chi è quest'uomo, l'han visto la domenica pomeriggio al Torrino e n'era né il tempo dei funghi né dell'asparagi. Che si faceva al Torrino del domenica pomeriggio che n'era né il tempo dei funghi né dell'asparagi? Alla domenica al Torrino che le funghi e allora? Me la faccio io la domanda. Signor Cerontorino, vero che lei è stato avvistato di domenica pomeriggio al Torrino che non era nel tempo delle asparagi, né dei funghi, né delle lumache? Anche delle lumache? A me con questa domanda mi avete colto spreparato. No, troppo semplice. Lei
ha il dovere di rispondere adesso. Io dobbiamo essere sinceri di fronte a questo pubblico. Io ho stato a Bottana. Come è stato a Bottana? Ma te l'avevo detto io che, che questo qui era. Sì, ma io ho stato sincero. Però sono sincero. Perché io mia moglie Assuntina ne voglio bene e la rispetto. Però poretta c'ha due pocce flosce come due caffettoni. Madonna, otto figlioli ha avuto, e rispetto parlando, scusate il termine, c'ha una caverna. Madonna. Io quando faccio l'amore è come buttare un salame in un corridoio. E questa anche è la finezza. Come uomo umano ogni tanto ho diritto di andare a fare una bella scarica. Bello, bello, bravo. Questa è veramente una grande finezza. Io mi ho confessato. Una finezza, io mi ho confessato. È stato sincero però. Sì. È stato molto sincero. Anche e io mi fa piacere. Voglio andare oltre. Sì. Io credo con la mano sul cuore che quest'uomo non sia in grado di andare da solo in quei luoghi. Ce l'hanno portato. L'hanno estradato la prostituzione. L'hanno estradato la perversione. Qualcuno ce l'ha portato. Ce l'ha nel sangue. Non è vero, ce l'hanno portato. E allora, allora io chiedo qui. Non so se è una cosa fattibile, ma questo pubblico se lo merita. Signor Ceronte, lei può dirci chi l'ha portato in quel luogo di perdizione, su al Torrino, da in quella sé giornata? Da sé è andato, da no. sé! Perché è stato, ce l'ha nel... È stato? È il suo marito. È il suo marito? No, fermi! È il mio marito, ho pesci, ho tale mano, ho pinguino, si becchiamo che scale, che scritti dalla capita, e si se manda a te la tua giustizia, me la voglio la giustizia, maledetti bastardi. E io purtroppo io quando si fanno delle dirette possono capitare queste cose. Beh, insomma, lei l'ha fatta grossa, però è anche una persona sincera, e poi abbiamo capito perché è successo questo. Ecco, io credo sia giunto anche il momento di ascoltare qualcosa della sua vita, di questa vita drammatica, della sua infanzia. Ecco. Io non sembra ma ho avuto una vita frastagliata. E poi ho sofferto tantissimo fino a piccino, e pensi che io ho nato piedalico. Un po' dali vorrà dire. Piedalico. Anche a me quando me lo hanno raccontato ho rimasto tumefatto. Io mi ricordo, mi hanno raccontato che mia madre era incinta e a un certo punto ne è venuto queste doglianze alla trippa e l'hanno portata al pronto soccorso. Misteriosamente al pronto soccorso la trippa era sparita e ne era diventata una caviglia grossa così, come una pagnotta. E purtroppo aveva partorito coi collanti e io ero scivolato lui in fondo. Per fortuna, un medico bravo ha fatto cesare a pollicioni e io sono nato piedalico. E purtroppo ho patito tantissimo, io ho fatto tutto da solo. Nessuno mi ha aiutato, nessuno. Ho lavorato i lavori più umili, ho fatto il leccatore dei francobolli, lo zerbino umano, l'uomo posa cenere con le mani in questa maniera, mentre la mia moglie faceva la piangista. Cioè? Andava a piangere a funerali. Cioè. Usa molto la luna giù a nord a fare queste cose, ma non è mica facile andare a piangere di uno che ti importa una seca, E infatti inizialmente io gli davo due o tre cazzotti nel fegato, lei partiva che ce la piangeva, ora è diventata brava, si picchia da sola poi parte. E io purtroppo ho perso tantissimi lavori, ho lavorato al metanodotto tutto il giorno sotto l'intemperie con peccone, pecconate, scarracchi nel manne, con fiaccole di fuoco, sotto la neve, sotto la pioggia che c'ho anche l'artrite reformante a tite delle mani, lo vede qui, sono valido in civile io, e poi ho perso anche quel lavoro lì. E ora un po' che nome arrancio, diciamo, faccio un po', vado a lavorare un po' in qua e là, faccio un po' d'elettricista in pianchino, vado a fare il giardino a qualcuno, e poi quando è il tempo dell'olive ci vado, che con questa mano ingranchita ci riesco bene. E poi, diciamo, a tempo perso lavoro al tornio. Sì, ma così per arrotondare, ecco. Va bene. Allora, mi sembra che abbiamo tutti gli elementi per poter dare un giudizio. È giunto il momento della sentenza. Sentenza. Ecco, io mi metto alla mia postazione, ecco, stia pure qui. Avete sentito questa drammatica testimonianza, abbiamo ascoltato le parti. Le parti. Tutto è molto complesso, tutto molto incerto. Incerto. Sì, vabbè, lo dico io. Ma invece il nostro motto, il motto del rapo è giustizia e semplicità. E semplicità. Basta con i processi indiziari. Basta. Basta con le legittime sospicioni. Finiamola di riempire le carceri come fossero dei pollai. Pollai, merda, puzzo. Rapidità, giustizia giusta e lungimiranza. Ecco la nostra ricetta. Insomma, per sintetizzare, dare un colpo al cerchio
e un colpo alla botte. Molto semplice, un colpo al cerchio, un colpo alla botte. È inutile perdere degli anni nei processi, gli avvocati, i giudici. No, un colpo al cerchio, un colpo alla botte. E quanto a lei, signor Ceronte, se le fa piacere, se le piace, perché non dà due o tre colpi alla signora Ornella? Ah, forse mi faccio anche una bella scarregata. Bene. Grazie. È soddisfatto della nostra sentenza? Non fa una grinza, come disse quello che si guardava l'uccello ritto. Beh, allora, siamo soddisfatti anche noi. Grazie, ringraziamo il signor Ceronte, ringraziamo la signora Ornella.